cosciente e non meriti niente. Sei solo un vagabondo. Passano gli anni, gli scontri di piazza restano, spesso in nome di un ideale strumentalizzato, coperti da una bandiera che nobiliti gli insulti più beceri. Così oggi, mentre la campagna elettorale si fa più dura e gira la curva dell'ultima settimana, a Vicenza l'alta tensione politica travolge quello che sarebbe stato un tranquillo sabato baciato dal sole, prima di precipitare nelle temperature polari di Burian. Vibrazioni sottili, presagi di un possibile terremoto con epicentro il cuore della città, per la precisione contro Muscheria, dove alle 4:30 va di scena l'incontro della lista Italia agli italiani. Niente piazza, tutto inizia e finisce dentro a una stanza nella sede di Forza Nuova. Ma appena 2 ore dopo, a una manciata di metri di distanza, questa volta in piazza, quella delle Poste, inizia il sit-in antifascista. Vista l'escalation di violenza in Italia, il questore Giuseppe Petronzi ha messo in campo le forze chieste e ottenute dal Ministero dell'Interno, che ha inviato rinforzi per garantire che il sistema di sicurezza funzioni, le fazioni opposte non entrino in contatto e la giornata non sia segnata dai disordini, anche perché potrebbero unirsi alla manifestazione gruppetti di cosiddetti antagonisti, che poi è il nome dell'ultrasinistra quando prende in mano i bastoni contro la polizia. Quello di oggi è un centro storico blindato in una Vicenza che non vuole finire come Torino, Pisa o Macerata. Nella città dove il sindaco vuol concedere gli spazi pubblici solo a chi firma una dichiarazione di ripudio del fascismo, è più che mai evidente che non basta un formalismo, un pezzo di carta per fermare l'estremismo. La violenza, come l'intolleranza, si ripresenta con molti nomi e tante definizioni. Usare solo quelle di 70 anni fa può essere una grande arma di distrazione di massa. Guardare a ieri per non vedere l'oggi.